Oggi avete presentato una bella iniziativa riguardo alle cellule staminali. Di cosa si tratta? Si tratta di una campagna di sensibilizzazione per le mamme del Veneto affinché possano donare il sangue del cordone ombelicale per la raccolta delle cellule staminali emopoietiche. È una bella iniziativa perché consentirà a molti malati di malattie con patologie legate al sangue, in particolare leucemie e tumori di questo genere, di ottenere delle cure, dei trattamenti molto più moderni e che possano fornire loro delle aspettative di vita molto superiori. Insomma, non c'è da temere nel donare il cordone ombelicale. Ma no, assolutamente. È un'operazione che viene fatta col consenso informato ovviamente sia del papà sia della mamma. Il bambino assolutamente non viene toccato in alcun modo ed è direi soltanto una donazione che si inserisce in una scelta di civiltà che le nostre donatrici sicuramente faranno. È una scelta che sono convinto si possa inquadrare nell'attività di volontariato, un volontariato con la V maiuscola come viene effettuato sempre qui nel nostro Veneto e che porterà sicuramente a dei risultati importanti per quanto riguarda le ulteriori ricerche scientifiche sulle cellule staminali. Sì, sono due in effetti l'associazione, l'ADOCES e anche la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche che hanno sensibilizzato noi, ma per quanto ne sappiamo, è una campagna che è sponsorizzata anche a livello nazionale.